Ciao ragazze, sono tornata con un altro video. Questo sarà il video dei promossi e bocciati di settembre. Prima di iniziare volevo farvi notare che i capelli è rimasto un poco, insomma, quel mosso riccio. Li ho fatti domenica, siamo a martedì ed sono rimasti ancora un poco mossi. Ma non voglio perdermi in chiacchiere, inizio subito con il video di oggi. Allora, come bocciati, inizio dai bocciati perché ce n'è soltanto uno e dai prodotti perché sono giusto due prodottini, quindi facciamo in fretta. Allora, come bocciati proprio del tutto, boccio questa tinta per labbra della Maybelline New York, la Superstay Lip Color, ed è la 710 Shell. Non so se si può leggere. Ed è questa tinta qui che da una parte c'è la tinta, dall'altra c'è il balsamo. Innanzitutto, appena l'andiamo ad applicare, secca istantaneamente le labbra. Tenete queste labbra appiccicose, ma questo è il problema minore perché vi mettete il balsamo su e si risolve questo problema qui. Cosa mi ha fatto questa tinta? Dopo diverse ore ho notato che si sgretola proprio sulle labbra. Si vede il colore delle vostre labbra da sotto e questo colore che inizia a sgretolarsi mentre voi parlate e si creano quelle pellicine fastidiose mischiate a questo colore che si sgretola proprio, ed è non mi è piaciuto, anche perché una tinta non dovrebbe avere questa resa qui, quindi la bozzo. Gli ho dato diverse possibilità, quindi è una cosa che mi ha fatto sempre. Quindi vi consiglio di non acquistarla. Non mi ricordo il prezzo, se no ve l'avrei detto, e la bozzo. Poi, per quanto riguarda i prodotti NI, abbiamo giusto due prodottini NI, ed è questo rossetto della Coste che mi avete visto nel video Glossy Eye e Dark Lips, se non sbaglio, ed è questo borgogna scurissimo con una punta di nero all'interno. Allora, non mi piace la texture di questo rossetto, è poco confortevole sulle labbra, non mi piace come si comporta sulle labbra e ha un odore molto forte, quasi sgradevole, non mi piace. L'ho acquistato solo per fare, insomma, quel tutorial lì perché era davvero bello l'effetto con quelle labbra scure scure. Devo andare alla Kiko e vedere se trovo un colore così scuro, ma penso che senza problemi lo riuscirò a trovare. È molto pastoso, non mi piace. E questo è l'83 della Coste. Poi, tra i prodottini, purtroppo metto questi ombrettini dell'Astra, non perché sia un prodotto cattivo, anzi, l'ho promossi a pieni voti. L'unica cosa che non mi piace di questi prodotti qui, che vi faccio vedere se non avete capito, sono gli ombretti cremosi di Astra. Io ho quello lì verde smeraldo e questo qui rosa, che ho strautilizzato. L'unica cosa che non mi piace di questi prodotti qui è che sono fin troppo duraturi. Nel senso, una volta che noi li andiamo ad utilizzare, vi dovete scartavetrare l'occhio per rimuoverlo dalla palpebra. Infatti, più volte che li ho utilizzati, mi si è arrostata tutta la palpebra perché non andavano via. Quindi ho davvero insistito tantissimo per farli togliere, mi ha irritato molto la palpebra, quindi non mi sono piaciuti solo per questo motivo qua, perché li reputo davvero dei prodotti molto validi. Scusatemi. Magari se modificano un poco i componenti all'interno e fanno qualcosa per evitare questo problema, è preferibile perché sono davvero dei prodottini molto molto buoni. E quindi questi due prodottini qua nel NI solo ed esclusivamente per quanto riguarda che non vanno via, che non si struccano facilmente. Poi per la resa, i colori sono davvero molto belli. Quindi io ho avuto queste difficoltà. Mi auguro che a voi non fanno questo effetto qui perché davvero è una cosa bruttissima.
E passiamo subito ai promossi. Allora, promuovo questo shampoo Natural Oe, ed è uno shampoo con il 30% di aloe all'interno, non è testato su animali e è un prodotto naturale ed è senza parabeni. Allora, è una confezione di 250 ml. Vi faccio vedere l'inci se riesco. È uno shampoo super delicato, ed è, non è testato sugli animali ed è senza conservanti e parabeni. L'unica cosa che non mi piace di questo shampoo qui è questo cappuccino che si alza e chiude. È un pochettino scomodo solo per solo insomma il packaging che non mi piace, ma come prodotto è molto valido. Infatti sto cercando di utilizzare sempre insomma shampoo delicati e naturali se possibile, perché comunque i miei capelli tendono sempre a inaridirsi, a farsi molto molto secchi, e quindi cerco di utilizzare questi prodotti naturali. Infatti un altro promosso l'ho conservato apposta. Questo qui è lo shampoo che ho portato in Grecia ed è lo shampoo al karité ed è specifico per uso frequente. Infatti quando utilizzavo, cos'è? La mosca ci saluta, signori. Infatti, quando l'ho utilizzato in Grecia, spesso, ho notato che comunque i miei capelli rimanevano lucenti, morbidi e setosi. Non si inaridivano come, insomma, mi capita spesso, sia per il sole che per gli agenti esterni, insomma. Quindi ve lo straconsiglio. È un prodotto che non è testato su animali. Scusate, ragazze, ma la mosca. Non è testato su gli animali ed è senza allergeni. Quindi comunque è un prodotto di origine vegetale e i provenzali poi con i provenzali mi sono sempre trovata bene anche per quanto riguarda i bagnoschiumi. Tra gli shampoo io vi straconsiglio questi, ne ho provati diversi, ma questo è il migliore in assoluto. Ecco la mosca. Ciao Mosca, e questo è. Abbiamo finito con gli shampoo. Un altro prodotto che mi ha stupito tantissimo è questo deodorante della Dove, della linea Go Fresh, quella lì nuova. E la profumazione è anche nuova. Infatti, è il profumo di melograno ed erba cedrina. Ragazze, ha un odore davvero stupendo e duraturo, dura tantissimo. Il profumo sembra quasi un eau de toilette, è davvero, davvero buonissimo. Dura 48 ore. Non è presente l'alcol al suo interno. Mi scuso comunque per la mosca che mi ronza attorno, però non so come fare. Comunque, cosa dire? Allora, vi leggo insomma la descrizione della fragranza, perché a leggere la fragranza, a descrivere le fragranze faccio un po' pena. Allora, una frizzante fragranza di melograno ed erba cedrina per una sensazione freschissima e leggera sulla tua pelle, così ti sentirai fresco e asciutta per tutto il giorno. Ha un prezzo di 2,49 € o 2,90 € non mi ricordo. Comunque ve lo straconsiglio perché è davvero davvero buono. Solitamente io con i deodoranti Dove non è che mi ci trovo bene, non mi piacciono moltissimo le profumazioni, però questa è buonissima. Sembra quasi ai frutti rossi. Buona, 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 buona. Un altro promosso è la crema della Steam Cream che ho terminato ed è ragazze, un prodotto davvero molto valido. Mi è rimasto questo pochettino qui. Ve la straconsiglio. Potete acquistarla sul sito internet che vi ho lasciato nella review di questa crema qui, perché è davvero ottima. È una crema naturale, quindi fatta con prodotti naturali. Davvero, davvero ottima, soprattutto perché ha la pelle secca come me, idratata tantissimo, quindi ve la straconsiglio. Un altro prodotto che mi è piaciuto tanto sono le salviettine della My Skin di Essence, sempre al melograno. Le sto utilizzando e mi ci trovo davvero bene, struccano benissimo e lasciano la pelle molto liscia e setosa.
Mi piace tanto questo prodotto. L'unica cosa è che spero di reperirlo il prima possibile quando finiranno, perché l'unico problema dei prodotti di Essence è che non sai mai se li ritroverai. Questa è la pecca dei prodotti Essence. Poi, tra i promossi metto anche questa matita che ho comprato in Grecia della Beauty Line, ed è una linea di cosmetici greci, ed è sembra di un unico colore, ma in realtà da una parte è turchese, dall'altra è verde, verde smeraldo. È inutile che vi faccio gli swatch per il semplice fatto che non noterete nessuna differenza tra i colori. Vi sembra, insomma, tutto un colore, invece non è così. Non so perché la webcam non me li distingue. Voglio provare, però sicuramente non noterete differenza. Sono super scriventi, molto morbide, davvero molto belle. Ah, così si vede, così si vede, ecco qua. Questa è la turchese e questa è la verde. Sono troppo contenta che lo swatch è riuscito. Non so se potete trovarle o su siti internet, non saprei. Comunque, se il loro sito internet è www.creamteam.gr. Ma ecco qua, se volete andare a vedere. Un altro prodotto che mi ha stupito tanto è questo pennello che ho acquistato alla modica cifra di 2,50 euro. Se non sbaglio è delle chicche, non mi vorrei sbagliare perché non porta nessuna marca ed è davvero buono. Io lo utilizzo per stendere il correttore e mi ci trovo davvero bene. Innanzitutto permette al correttore di stendersi bene, quindi di coprire cioè io riesco pure a stenderlo fin sotto l'occhio. È proprio ottimo, insomma, questo per il correttore. Infatti l'ho comprato per questo scopo qui. E quindi se avete la possibilità di trovarlo, ve lo consiglio. Se non sbaglio, la marca è Le Chicche, perché la bustina sopra era Le Chicche. Non sta scritto sul pennello, però mi auguro insomma che lo potete trovare. Scusate se è sporco, ma l'ho usato prima. Già l'ho lavato, non mi ha perso un pelo, quindi mi ci trovo davvero bene, non ho nulla da dire. Le setole sono sintetiche e per il prezzo che l'ho pagato è davvero buono. Quindi lo promuovo. Allora, un altro prodotto che promuovo è questo quad della Wet n Wild, quella rotellina dei correttori che sono davvero ottimi. C'è la rosa, la verde, la marrone e l'illuminante. L'illuminante, devo dire la verità, non mi piace tantissimo perché sono di quelli lì bianchi perlati. Vedete, è proprio, non so, non mi piace tanto. Sembra tipo l'illuminante che si trova nelle palettine della New York Color bianco cadavere, come vi ho già detto, vedete? Non mi piace tantissimo, però per quanto riguarda i correttori sono davvero buoni. Ho provato questo qui marrone e il verde e devo dire che coprono benissimo. I rossori e le imperfezioni le coprono davvero bene. Per il rosa non le ho ancora provate perché non ho un'occhiaia molto pronunciata. Comunque, se mi capita, vi farò sapere come mi ci trovo anche con la parte rosa. Questo qui l'ho pagato 9 euro, l'ho comprato in Grecia. Non so se lo potete trovare a me nella mia città, a Salerno, non l'ho visto e ne ho approfittato. Infatti, non so neanche se mi hanno fatto una sola che costava in meno, me l'hanno fa fatto pagare 9 euro, scontato perché stava tipo 10 euro la commessa, mi ha tolto 1 euro. E niente, questo prodotto qui è tra i promossi. Mi auguro vivamente che potete trovare questa palettina qui.
Poi, tra i promossi di questo mese, promuovo i due ombretti di Stay All Day che stanno nella collezione di Essence in the Town, o New in Town, se non sbaglio, New in Town, perdonatemi, ma ho un vuoto di memoria, ed è lo 09 Forfair. Se magari me lo metti a fuoco, eccolo qui. E lo 08 The Magic Must Go On. Ed è questo bellissimo viola con riflessi rosa. Ecco, così lo potete notare. I riflessi rosa all'interno. Molto, molto bello. E questo rosa che indosso adesso, con riflessi dorati all'interno. Devo dire la verità, riprende molto la colorazione di quella rosa degli Astra. Adesso vi faccio vedere. Ci assomiglia davvero, davvero tanto. Quella dell'Astra è leggermente più scura, tipo salmone, questa tende più al rosa pallido, però i pigmenti all'interno, ora dorati, sono uguali. Devo dire la verità, però è molto più luminoso questo qui che quello lì Astra. Quello dell'Astra tende più a colorare la palpebra, quindi ad avere questo effetto rosa salmone sugli occhi con queste perlescenze, questo mi micro perlescenze all'interno. Mentre questo qui tende più a illuminare la palpebra. Il rosa pallido quasi scompare, ma rimangono tutti questi brillantini dorati, molto molto belli. Infatti indosso soltanto questo ombretto qui, non so se si può notare, scusate, ma come ben sapete io senza occhiali sono cieca. Spero che lo potete notare. E quindi li promuovo. Vabbè, non, come tutti gli altri ombrettini che ho della Stay All Day, non potevo non promuoverli. Io li adoro davvero. Poi promuovo anche questo mono della Essence, mi è piaciuto tantissimo, l'ho utilizzato spesso ed è lo 02 Dancehall Night. Mi auguro vivamente che lo potete trovare, a me è stata la prima volta che l'ho trovato ed è un beige con beige doratino con tutti i glitterini all'interno, micro glitterini molto molto discreto ma molto luminoso. Davvero bello. Se riesco, voglio fare lo swatch. Purtroppo sembra bianco, ma in realtà non è bianco. Comunque, come potete vedere, è molto molto scrivente, molto luminoso. È tipo un doratino, va, per farvi capire il colore. E come ultimi, ma non per importanza, come si dice, sono i miei quattro ombrettini della Mua che sto utilizzando spesso e sono tutti e quattro duocromo. Tra l'altro, ho visto la palette di Neve Cosmetics, ragazzi, è davvero, davvero bella. Io spero che riforniranno presto il sito e se avrò qualche finanza spartana me la vorrei comprare. È davvero molto bella. Vi voglio fare gli swatch per farvi notare quanto sono belli questi ombrettini qua. Al prezzo ricordo di una sterlina. Cioè, vedete come scrivono. Non ho ancora finito. Perché non me li preparo prima gli sboccio, così non vi annoio. Questi sono gli ombretti. Da qui si può notare proprio la scrivenza e il duocromo di questi ombrettini qua.
Questo qui assomiglia moltissimo a Blue Brown di Mac, anziché a quell'altro. Aspetta, come si chiama? Non mi viene. Comunque riprende moltissimo il pigmento di Mac, il Blue Brown. Proprio ci assomiglia tantissimo. Questo qui rosa, questo qui tipo rosa, ha delle perlescenze all'interno tipo fucsia. Non so se si possono notare. Il verde dorate, il viola blu, come potete vedere. Questo qui è marrone scuro con all'interno il verde. Hanno una pigmentazione davvero alta e vi voglio far notare che mi è rimasto ancora qui sulle mani. Li stradoro, infatti mi sa che ne comprerò altre di questi ombretti qui, ovviamente in altre colorazioni. E niente ragazze, io vi mando un forte bacio e scusate sempre la postazione, però stanno facendo i lavori, quindi non posso mettermi vicino alla finestra perché altrimenti non sentirete la mia voce, ma sentirete quelli parlare, praticamente, i muratori parlare. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!